gostoso, né? Muito escuro. Sim. Thank you.
ex falconieri che si mettono a fare allevatori, quindi nessun falco è stato prelevato in natura, ma servono queste dimostrazioni proprio per farli conoscere e per farli rispettare, proprio perché fino a molti anni fa questi animali erano frutto di caccia, comunque sia, venivano uccisi perché dicevo, si diceva che portavano sfortuna, quindi essendo turni che i turni venivano decimati proprio perché c'era questa ignoranza totale da parte della gente, quindi vederli e conoscerli serve proprio per sensibilizzare un po' tutti, dai grandi ai piccini, perché anche gli anziani magari una volta c'erano abituati a sparargli perché venivano dichiarati nocivi, mentre oggi si sa perfettamente che l'equilibrio naturale è proprio dovuto anche grazie a loro, perché sono in cima alla catena alimentare, quindi quando vengono a mancare i primi della catena alimentare c'è un equilibrio generale. Ora io sono Teresa, questo non viene sempre, lo dico prima.
andavo bene, cioè questo non viene sempre. Oddio, guarda, guarda. Oddio, no, acchiappare. Solo dopo che Totò adesso qui le catene, eh?
dottor, dottor, shh.